che entrino i cavalli bianchi. Vabbè, dai, adesso non è che proprio si può pretendere tutto. Cari amici, ben ritrovati per tutti coloro che ci seguivano prima dell'estate a Casa del Mago e benvenuti per tutti quelli che ci scoprono per la prima volta. Oh, a loro dico di trattenersi su questa diretta qualche attimo in più rispetto ai 3 secondi canonici dopo i quali su Facebook si scorre via, eh? Sappiate che un secondo può cambiare la vita e quindi è importante che restiate un pochino di più. Poi guardate, qui è The Disillusionist Live, è l'antro magico del disillusionista, quindi ne succederanno veramente un po' di tutti i colori. Oh, è molto importante, questo è il linguaggio dei social, condividere subito la diretta. La trovate lì. Sotto la schermata in basso a destra del vostro computer o telefonino trovate il comando condividi, premetelo, è il modo migliore per gratificarci è quello di iscrivervi al canale YouTube e di condividere questa diretta con tutti i vostri amici. Su YouTube ci vediamo dopo. Adesso abbiamo sentito che abbiamo iniziato in maniera un po' sobria, insomma abbiamo voluto iniziare così le nostre nuove dirette, ma io propongo di ripartire da dove ci eravamo fermati prima dell'estate, anche perché tra l'altro proprio l'ultima puntata della prima serie era stata funestata dalla censura. E quindi non tutti l'hanno vista a Casa del Mago l'ultimo episodio. Allora, questo è per gli affezionati, los aficionados, come si dice, che l'avevano già vista. Beh, vi dico, godetevi il nuovo studio, il nuovo set, e un pochino sarà un piacere anche rivederla. Mentre per chi invece non l'aveva mai vista, vabbè, allora godetevela subito, perché adesso riparte il primo pezzettino dell'episodio a Casa del Mago di giugno e noi torniamo in diretta a tra poco. Vorrei iniziare cantando, ma lo lascio a chi lo sa fare. E questa sera qui a Casa del Mago c'è chi lo sa fare. Magia e musica fanno parte ormai da 18 anni del mio quotidiano, pensate. Mi riferisco ovviamente all'unione del canto con Sara dal momento in cui l'ho conosciuta e le mie magie. Tutto questo ha caratterizzato quello che io amo definire la fase 2 della mia, anzi della nostra carriera. In questo episodio speciale la prima parte di Vita da Mago è già qui. Chiude Vita da Mago e invece stavolta episodio doppio, apriamo e chiudiamo con Vita da Mago e il disillusionista, perché eravamo in Cina nei corridoi di un teatro e si sa che i teatri sono frequentati da fantasmi. Il più famoso di loro è il fantasma dell'opera e guardate cosa è successo in quel teatro cinese. Canta per me! Sing for me! Sing for me! Congratulations. Sing for me. Che salto che mi hai fatto fare. Oh, vaffanculo. Succedeva in Cina. E io dico subito, grande Sara, che salutiamo. Sara non è qui con noi, si sta prendendo cura della nostra piccola Isabella, ma è qui con il cuore e con il pensiero e mi raccomanda di salutarvi tutti quanti. Certo, Sara, che il fantasma dell'opera
Non aveva mai visto cantare Cristina Daè con le grucce in mano. Bisogna dire che dobbiamo consigliarlo a Andrew Lloyd Webber per l'episodio 3 della serie, e magari chissà che non lo seguono. Adesso c'è subito il linguaggio dei social. Ovviamente quando gridavo a Sara "Sings for me", canta per me, io parafrasavo la scena del musical, naturalmente, del Fantasma dell'Opera. No, mi sento in dovere di dirlo, perché sui social è un attimo venire fraintesi. E lo stesso vale per lei quando mi ha mandato alla fine a quel vaffa beep. Lei sicuramente stava parafrasando qualche film famoso di successo. Ma ora scappo di là, perché è venuto il momento di iniziare a leggere i vostri post. Ho visto che eravate già collegati in tanti, e il primo saluto va a Giuliano Valletta, che è il primo post. Ma Giuliano è qui con noi, è in regia e vi saluta tutti quanti, e nei prossimi episodi si farà anche vedere. Ciao Michele Garino, vamos, los aficionados, son aquí, certamente. Laura, ciao, non vedo nulla, è partito, adesso l'hai visto. Alessandro Cremona, hola, che sorpresa, macho si dice. Anna Orlanduccio, ciao, e Riccardo Mario Rossini, anche a te un grande saluto. Gianluca Zorzo, ben trovato, e la Elena Rosato, grazie Elena. Adesso se poi continuate a scrivere, ci abbiamo Paolo, ciao Paolo, Andrea, con piacere, ciao, ben ritrovato anche a te, amico di Naya. E non vedo i commenti sul nuovo set. Guardate che Michele ci ha lavorato con me tanto, è una sua creazione, e ci tiene a sapere che cosa ne pensate. E naturalmente anche la Elena Rosato, che ovviamente saluta anche il nostro Giuli. Allora, intanto che voi vi riapprocciate con i nuovi post, commentando, mi raccomando, fateci sapere dello studio come lo trovate, io vi ritorno, perché so che vi piace l'azione, quindi passo subito a parlarvi degli effetti di illusionismo, che sono più legati alla musica, e sono monitors e fireflies, le lucciole. Cominciamo dai monitors, guardate un po'. Di monitor, una domanda che spesso mi viene rivolta è: quanto tempo impieghi per ideare e realizzare un nuovo numero di magia? La risposta va in media fra
i sei mesi e i due anni, ma per questa illusione dei monitor, che ci crediate o no, ci ho messo 15 anni. Perché? Perché quando mi è venuta l'idea, la tecnologia per realizzarla era ancora incerta. E allora non ho mai veramente raccontato a nessuno le origini di questo effetto, al punto che nell'ambiente magico internazionale si è spesso pensato che mi fossi ispirato ad un'illusione classica che si chiama Miss Maid. Allora, Miss Maid è un'illusione dove l'assistente entra nella scatola che viene scomposta e nel momento di ricomporla il mago sbaglia l'ordine delle scatole e quindi, aprendo gli sportelli, si vede la testa in un punto dove non dovrebbe essere, i piedi sopra, le mani sotto. Dopodiché si ricompone tutto e l'assistente ovviamente esce intatta. Ma questo non era esattamente quello che volevo fare io. Io mi sono riferito ad una mia precedente illusione, che era l'apparizione dell'assistente, della partner, da una serie di scatole, di cassetti che venivano impilati. Ovviamente cassetti di legno, senza avere gli sportelli digitali. Allora io sono partito da lì, era un'illusione che, pensate, mi era stata donata nel 1987 dal duo Valentin di Verona, Valentino e Agnese Venturini. Erano degli artisti che lavoravano negli anni 70 e avevano scelto me come il loro qualcuno che si prendeva la loro eredità artistica, e per me è stato, e tutto ciò ha un valore fondamentale. L'illusione si chiamava apparizione dai cassetti, ve la faccio vedere in un video del 1992, esattamente registrato in un locale di Helsinki in Finlandia, e poi ci ritroviamo qui. Avete capito? Altro che Miss Maid. Io volevo raffinare questa illusione per renderla digitale, ciò fin dal 1995, però mi è rimasta nel cuore, nella mente, nel 2006 finalmente è diventata realtà. Solo Sara e tutto il mio team magico sanno quanta vita c'è in questa illusione, quante volte ho cambiato i sistemi di trasmissione, le tecnologie e tutto quanto per arrivare a quello che avete visto. E la gara, la sfida, non è ancora finita, ma c'è un'altra illusione che caratterizza molto il canto di Sara, ed è quella delle lucciole, Fireflies. Guardatela e poi ci rivediamo. Yeah.
Mi sembra di sentirli i vostri applausi. E ringrazio Anna Orlanduccio che mi ha mandato un bellissimo messaggio, un altro bel messaggio di Gabriele Annese. Bello rivedere un po' di magia in questo periodo, sono assolutamente d'accordo con te, c'è tanto bisogno di magia e di magia e soprattutto di grande forza, forza di volontà da parte di tutti per superare questo momento difficile. Poi saluti a Giorgio Barbero, poi abbiamo Umberto, ciao Umberto, Renzo e via discorrendo così, ma in quell'episodio, la ultima puntata di A Casa del Mago, avevamo anche un ospite molto speciale, anzitutto speciale per noi, per me e Sara, per l'amicizia che ci lega e che lega le nostre famiglie, Paolo lo sa bene, e poi speciale per tutti perché avendo partecipato a febbraio a Sanremo tra le giovani proposte è diventato naturalmente il mito e il personaggio al quale sicuramente tutti quelli che hanno avuto modo di sentirlo cantare ed esprimersi in questi mesi si sono attaccati a lui. Gli riproponiamo un pezzettino della sua intervista e poi vi dirò dove andarlo a sentire, perché se ascoltate Radio Italia, per esempio, è uno fra gli nuovi autori più gettonati, lo potete vedere su YouTube, voi dopo vi mando i link, quindi se non l'avete ancora ascoltato, fatelo. Vi proponiamo questo pezzettino di intervista di questo giovane ma già grande artista, Matteo Faustini. Sia lei a lanciarlo, sta per apparire in schermo Matteo Faustini. Matteo! Buonasera. Ciao, ma che bello essere qua con voi, è un onore. Ciao, come state? Bravissimi. Ciao. Bene. Ti ha commosso la Sara? Sì, la Sara sempre, la Sara è molto speciale, sai che io ho un debole per lei, quindi assolutamente sempre qua. Allora, noi abbiamo già detto che essendo amici, A Casa del Mago è una visita da noi, di un amico, quindi eviteremo tutte le domande, quelle da intervista, nel senso... cosa hai provato, cosa hai fatto, Sanremo e non Sanremo, anche perché però invito tutti a farlo, perché possiamo poi leggere i post e alla fine del nostro incontro con Matteo leggeremo insieme i post, così potremo commentare, quindi se avete qualsiasi genere di domanda da fare a Matteo la potete fare e lui vi risponderà in diretta immediatamente, anche quelle domande un pochino più, non dico retoriche, ma da intervista, insomma. Cosa hai provato quando hai, eccetera, eccetera. Però io volevo chiedere, cosa hai provato quando... No, perché... Ci sta. Lui... Io lo so cosa ha provato, io lo so perché so che aveva la febbre. Vero? Sì, no, perché lui... Ma lasciamolo parlare, poraccio. Vabbè, però allora, lui ha fatto Area Sanremo. Quanti eravate in Area Sanremo all'inizio della selezione? Eravamo più di mille, tanti, sì. Quanti siete arrivati alla quella famosa puntata di Sanremo Giovani? Quella puntata siamo arrivati in 8 e poi da 8 ne hanno scelti 2. Io non me lo aspettavo e è stata una probabilmente la serata più bella della mia vita, il momento più bello, più speciale di tutti, davvero. Che bello sentire questo. Io sono convinto che sia davvero, è veramente così. Cioè, io ti capisco perché la sento proprio come se fosse su di me questa cosa. Al punto che l'ho preparata, ho strapolato un pezzettino per rivivere quella serata in diretta su Rai 1, in quel momento magico di cui stai proprio parlando tu adesso. Vediamolo. E fu a questo punto, vi ricordate che all'inizio di questa diretta vi ho parlato di censura? Fu in questo istante dell'intervista di giugno A Casa del Mago che intervenne la protezione del copyright da parte di Facebook a causa di un qui pro quo, peraltro, perché ovviamente Matteo ci aveva passato il video da mandare in onda e autorizzato a farlo, e così la sua casa discografica, ma c'è stato un disguido che ha fatto sì che tutti i commenti e la diretta non potesse poi venire seguita più né su Facebook né su YouTube, onde per cui io vi invito e vi raccomando di andare a cercare su YouTube Matteo Faustini nel bene e nel male e rimarrete assolutamente senza parole, non solo per la qualità del testo e il suo talento canoro, ma anche per la qualità del video che è bellissimo. E tra l'altro ora
andiamo un pochino più nel profondo a conoscere la personalità di Matteo, perché quell'intervista continuava con dei concetti che lui ha espresso che troverete sicuramente molto interessanti. Parliamo dei contenuti di Nel bene e nel male, cioè cos'è che ci dici di questa canzone? Come l'hai scritta, il perché, ciò che intendi trasmetterci? Guarda, quello che intendo trasmettere è far arrivare sempre, mentalmente, è il contenuto. È il contenuto, è l'importanza dell'esserci. Esserci non solo quando le cose vanno bene, ma soprattutto quando vanno male. Per male intendo un male, ovviamente, sopportabile. Non parlo di omicidi o eccetera, eccetera. Parlo quel male che esiste in ognuno di noi. Secondo me c'è proprio questa dicotomia di base, no? Cioè, per me l'essere umano non è fatto solamente, almeno secondo me, di bontà e purezza e gioia e felicità, ma anche di tanti lati brutti o comunque da curvare. E in questo brano parlo appunto dell'importanza di non scappare di fronte alle difficoltà, dell'esserci, che quando ami una persona riesci a fare l'amore con gli occhi, quindi a vedere oltre quello che c'è fuori, allora scegli di esserci, perché esserci secondo me spesso è anche una scelta. Per questo mi sento di dire a chi ascolta che davvero ci capita, e mi capita anche a me tuttora, di incontrare difficoltà e cose molto difficili quotidianamente, che non, delle quali non riesco a darmi, a trovare un perché. E spesso il perché non arriva. E a volte invece quando arriva lo fa quando meno te lo aspetti, lo fa dopo tanto tempo. E dentro quel dolore, dentro quegli sbagli, dentro a quelle che definiamo ingiustizie, a volte troviamo delle grandi opportunità di crescita. E quindi guarda dove sono, guarda quello che sto facendo, sto provando a vivere di musica, e per la prima volta non ho un piano B, ma cerco di fare solo il piano A. E dopo anni, tanti anni in cui ci provo, è una soddisfazione immane, immensa. Quindi se ce l'ho fatta io, ce la possono fare tutti, davvero. Direi che è un bel piano forte. Assolutamente, un piano A fortissimo. Ed è vero quello che tu dici. Allora, in base a quello che tu dici, dovremmo forse avere un pochino più di memoria, allora, una memoria un po' più lunga, per ricordarci la difficoltà e poi tirare le somme al momento in cui ci viene presentato la motivazione, quando la scopriamo in fondo. Invece abbiamo la memoria un po' troppo corta proprio. Forse. Già, è per questo che secondo me tendo a lamentarmi spesso, quindi dovremmo veramente, a parte che è un po' difficile dimenticare le esperienze più difficili e più dolorose, e non sempre si trova un perché, magari si troverà molto molto più avanti o magari non riusciamo a trovarlo perché non riusciamo a vederlo, però io penso davvero che ci sia un perché a tutto quanto, cioè almeno non ho la certezza, però pensarlo mi fa star meglio. Quindi sì. Dovremmo avere un'agenda con scritto su perché, un'agenda dei perché, segnarsi le domande e poi un giorno vedere se ci arrivano le risposte da aggiungere. Vero. Buona serata, grazie a tutti, anche quelli che hanno seguito e che hanno grazie Matteo, grazie a te. Ad ascoltarti. Grazie a Matteo. E in bocca al lupo per la sua carriera. Tornerò presto ad occuparmi di lui in questi streaming. E grazie anche a Carlo Capurso che è arrivato. Intanto nel frattempo ci ha mandato un bel messaggio. Grazie ad Anna che ci continua a mandare dei calorosi e affettuosi messaggi anche dedicati a Matteo. Glielo facciamo sapere. Matteo si scusa di non essere qui. Io l'ho chiamato nei giorni scorsi e non ha potuto essere presente, altrimenti avrebbe dato volentierissimo un saluto a tutti. Sta lavorando, sta preparando i nuovi video e quindi lo dobbiamo lasciare concentrato su questo momento di creazione artistica. Bene, adesso è arrivato il momento di curiosare tra le nostre scorribande in giro per il mondo. Chi ci segue, los aficionados, allora sanno che in questo periodo già a Casa del Mago proponevamo la rubrica Vita da Mago, che vi fa vedere ciò che succede all'esterno di questo antro magico quando siamo in tournée nel mondo. E stiamo documentando da un certo periodo di tempo la tournée delle 30 date in Cina.
Questo è il giorno della, come si dice, della libera uscita, il giorno della gita, il giorno in cui fra uno spettacolo e l'altro si ha il giorno di riposo, e guardate cosa siamo andati a fare. Vita da mago, il grande Buddha. Alla quarta tappa di Taiwan siamo arrivati con 2 giorni di anticipo rispetto al tir col materiale, quindi c'era tutto il tempo per una seconda gita turistica. E il problema è che la guida che ci hanno dato non era una guida. To all the people all around the world. Okay, this is the day off. We are going to make a great tour in all the temples here in Shaanxi. Molto bello, se sarà il tempio perso. No. Sicuramente non perderemo tempio. Stop. Adesso cominciamo. Chi ha tempio non aspetti tempio. E arrivederci. My name is Bob. And today I accompany you to visit the place. Milan. I know the city, it's a good city, beautiful city. It's a hometown of the football. È stata la reception dell'hotel che ci ha organizzato questa escursione, ma noi abbiamo capito subito che c'era qualcosa di strano in questa guida, perché parlava con noi di tutto meno che del sito archeologico dove ci stava portando. E pensa che durante il tragitto si è perso per ben 2 volte. Sì, siamo passati praticamente mezz'ora di strada in più. Addirittura ha chiesto ad un passante dove fosse il sito archeologico. Insomma, siamo in buone mani, dai. Scenic spots, the bus, the little bus, mini bus, you know? And drive us. On the top of the mountain and get down. Okay. Let me ask that how much every person. Okay. C'è un piccolo basso pagamento che ci porta fino a su. Abbiamo un elemento in più nella comitiva che si è auto aggiunta. Oh, yes, smile. And the Buddha's something. Big East. Noi sapevamo da Wikipedia che la testa del grande Buddha è stata ricostruita nel 2008, quindi 8 anni prima rispetto al momento della nostra visita. Ebbene, ascolta cosa dice lui quando glielo chiediamo. Maybe 20 years ago. Good. Thank you. Un voto? Potete darmi un voto? Un voto dai, 6. 6. 6. Meno. Prima di rientrare abbiamo visitato velocemente anche il Tempio delle Pagode Gemelle, che risalgono alla dinastia dei Ming, visitandone addirittura una dal suo interno. Però alla fine questa guida è stata molto divertente, ci ha portato dove doveva portarci e alla fine ha reso la giornata ancora più piacevole e simpatica. Thank you.
Ciao. Perché la dinastia dei Ming, per quello che abbiamo in mente. Della dinastia dei Ming. Che personaggio questa guida, ma che simpatico. Tra l'altro, guardate, quando si va in quei posti, in quei templi, si percepisce un'energia che è qualcosa di incredibile. Bisogna veramente solo provarlo, sperimentarlo di persona sulla propria pelle. Oh, per chi non è abituato a seguirci, gli episodi precedenti a Casa del Mago sono disponibili su YouTube, sul canale Loganista. Potete proprio vedere le singole clip, e anzi, se siete lì e nuovi ai nostri streaming, alle nostre dirette, iscrivetevi al canale, che è sicuramente il modo migliore per premiarci, e grazie di cuore per farlo. E in fondo alla diretta c'è lo spazio del disillusionista, che osserva la realtà svelandone i lati più oscuri. Oggi l'intervista di Matteo l'ha già introdotto splendidamente, e nelle prossime puntate lo scoprirete ancora di più. La parola al disillusionista. Questo episodio sulla musica e la sua relazione con il magico. Il principio della magia, la sua radice ed essenza è lo stupore. Se non c'è stupore non c'è magia, ma solo effetti magici. Il principio della musica è l'armonia. E se non c'è armonia non c'è musica, ma solo suoni più o meno compatibili fra loro. Molte persone confondono la musica con i suoni, la magia con i giochi magici, l'informazione con la comunicazione, la religione con la religiosità, la natura con Dio, il bene con il male. Quante altre convinzioni quotidiane sono lontane dai principi cui dovrebbero tendere? Come disillusionista, per individuare le illusioni visibili e invisibili rappresentate nel nostro quotidiano, sono obbligato a domandarmi per ogni argomento che tratto quale principio ne è alla base. E ancora, il principio che è all'origine del bisogno è stato rispettato o ignorato? Questo porta a chiedersi qual è il principio della vita. Ognuno, infine, ne trae la sua risposta. Che dire? E oggi, per oggi io non aggiungerei altro. Se volete rivedere questo episodio, magari per risentire un po' il pensiero del disillusionista, è disponibile, sarà disponibile su YouTube a partire da questa sera in avanti. E quindi qua terminiamo questa nostra prima ripresa, una ripresa perché abbiamo avuto tante cose nuove, a cominciare dalla piattaforma tecnica. Io ringrazio tutti quanti per averci seguito, grazie a Matteo Faustini per la sua intervista, le sue belle parole, il suo talento. Un magico saluto ancora una volta a tutti quelli che ci hanno seguito sulle piattaforme Facebook, a tutti i cari amici Los Aficionados che hanno mandato i loro commenti, e poi vi saluto ancora tutti quanti uno per uno, e naturalmente anche a Canale Europa che dalla prima puntata di A Casa del Mago di maggio ci segue e trasmette il segnale anche su questa importante piattaforma televisiva online. E quindi l'appuntamento è a presto. Se volete mettere il mi piace, non avete fatto ancora l'iscrizione al canale, è il momento buono di farla. E poi c'è anche Instagram per le foto giornaliere. Io ancora una volta dall'antro magico del disillusionista, The Disillusion is Live, vi saluto, ringrazio Giuliano per la regia e lo vedremo presto, e a tutti quanti voi buona domenica e buona settimana, sperando che non ci blocchino completamente tutto quanto, e questo è l'incognita di questa epoca. Un bacio, stiamo uniti e a presto, ciao!